Pace a te, anche stasera siamo insieme per pregare e poi abbiamo il culto. Intanto incominciamo a pregare, ma come sempre è buono che abbiamo un po' di informazioni sulla parola del Signore, perché un pezzettino alla volta, man mano, è come mangiare un po' di fette biscottate e ci nutriamo, man mano cresciamo, cresciamo nella fede, cresciamo nella conoscenza, evitiamo alcuni pericoli. La parola del Signore ci salvaguarda, ci salvaguarda. Insomma, quello che è importante è curarsi e nutrirsi della parola del Signore. Questa sera vogliamo guardare insieme, ma prima di tutto ti voglio dire, mettiti tranquillo, mettiti tranquilla, rilassati tranquillamente. Devi imparare che quando andiamo al Signore, devi stare tranquillo, non ti devi agitare, devi stare proprio in una posizione di relax, come dire, ora lascio tutto, come avere spento intorno a te qualsiasi altra cosa e resta soltanto un sentimento, quello di ricevere dal Signore una parola che ti serve, come attendere una risposta da Dio, come ricevere una informazione che hai bisogno, una domanda che l'hai avuta da tanto tempo che il Signore te la dà. Ma perché lo Spirito Santo fa proprio questo? Molte volte abbiamo delle domande nel nostro cuore che non riusciamo a trovare la risposta, però tutto all'improvviso il Signore prende un verso della sua parola e ci dà la risposta che avevamo da tanto tempo. Ora il discorso è che se noi siamo attenti, allora ci diventa facile. Se invece siamo con la mente a un'altra parte, ecco che ci sfiora e non riusciamo a vedere. Tu hai sicuramente tante domande di nature diverse, ma che lo Spirito Santo ti vuole dare delle risposte quando tu ci metti un po' di attenzione. Perciò quando andiamo al Signore hai bisogno di spegnere tutto intorno, in un raggio dove sei tu, tutte le altre cose devono essere spente. Una sola è di ascoltare la parola che Dio ti vuole dare, perché in quella parola ci sono tante risposte, c'è tanta edificazione, c'è tanto nutrimento che non trovi in altri posti. Perché se alcune cose non ti servono nel momento mentre ascolti, lo Spirito Santo vi rammemorerà le cose che ti sono state dette prima. Arriva il momento che tu ne hai bisogno e quella parola si eleva, si erge dentro di te e diventa il sostegno di quel momento che tu devi incontrare, passare o attraversare. Guardiamo insieme. Lo spirito dell'anticristo, vogliamo parlare stasera. Che cos'è questo spirito dell'anticristo? Beh, lo vediamo insieme, così ci rendiamo conto che noi abbiamo lo Spirito Santo, ma intorno a noi c'è un altro spirito che cerca di ostacolare, cioè combatte con quello che ha iniziato l'opera nella nostra vita. Lo spirito dell'Anticristo è vero che c'è un personaggio che si deve manifestare come l'Anticristo. Però in questo tempo, finché questo personaggio non personifica l'anticristo in sé, proprio come quella persona che personifica questo potere che si riversa su di lui, ma c'è lo spirito dell'anticristo, cioè anti vuol dire contro, cioè che si muove e prende la mente delle persone e oppone l'opera di Cristo anche quando comincia nella tua vita. Se tu noti bene, quando tu cammini per i fatti tuoi, nessuno ti ostacola. Come cominci a voler servire il Signore, cambia tutto. C'è un mio cugino che mi diceva, prima ritornavo a casa da mio zio che stava a Napoli, tornavo a casa, stavo la notte con la luce accesa. Non appena il Signore mi salvò, tutte le sere che volevo leggere il Vangelo, veniva e mi diceva che consumavo la luce, dovevo spegnere la luce.
prima le cose andavano male, è come se fossero contenti che è meglio che vive Barabba e crocifiggiamo Gesù. Dà proprio questa impressione, che tutti sono interessati come poterti bloccare. Tu, se hai iniziato un cammino col Signore, ti accorgi subito che ci sono delle difficoltà che non avevi prima. Ma dici, ma com'è possibile? Prima facevo così, sbagliavo, facevo. Ci sono tanti genitori che i figli si comportano male, fanno delle azioni. Come si convertono? Infieriscono contro di loro. Anziché dire, ma grazie a Dio, io conosco che è cambiato mio figlio, è cambiata mia figlia in bene, subito diventano così. Immagina, c'è un'immagine che spesso mi parla, quello del cieco nato, che chiedono ai genitori, ma questo è tuo figlio, era cieco? Sì, era cieco, è nato cieco, ma chiedete a lui, cioè non si vuole mischiare con il fatto che dire, oh, gloria al Signore, mio figlio è nato cieco, adesso sarà 30 anni, 40 anni. Dovevano avere un poco di attenzione verso il figlio perché in realtà era stata un'opera grande. Gesù, grazie, restano indifferenti nel dire lui è grande, ha superato l'età, chiedete a lui, loro si scostano da Gesù. Una indifferenza totale. Questo accade. Ma adesso lo guardiamo insieme. Quando tu cominci, questo spirito dell'anticristo comincia ad usare le persone intorno a te. Te ne sei già accorta, te ne sei già accorto. Non ti spaventare perché questo è già incluso nel prezzo. Benedetto sia il Signore. Questo è un segno che tu stai cominciando a camminare con il Signore. Quando ti viene il dubbio, ma io sto seguendo la via giusta, l'opposizione che viene da parte dello spirito dell'anticristo, nelle circostanze, nell'ambiente dove sei, è già una garanzia, perché comincia subito, senza perdere tempo. Puoi ringraziare Dio, se questo è già un primo segno, ti viene confermato stasera. Normalmente il Signore conferma sempre ai nostri cuori quando cominciamo a camminare con Lui. Usa sempre qualche persona per confermarci ciò che sta accadendo nella nostra vita. Non è questo personaggio, ma lo spirito dell'anticristo, cioè è in moto in molte persone che si adoperano già al suo servizio. Lui ha anche il suo esercito. E quelli che sono dalla sua parte vengono così agganciati e vengono sollecitati dal muoversi contro senza che tu hai fatto niente. Guardiamo in 1 Giovanni 2,18 cosa ci dice. 1 Giovanni 2,18, così guardiamo dalla Sacra Scrittura, ci aiuta a comprendere. Figlioletti, è l'ultima ora. E come avete udito che l'anticristo deve venire, fin da ora sono sorti molti anticristi, onde conosciamo che è l'ultima ora. L'ultima ora si specifica in più tempo, da quando la scrittura, da quando il rinnovamento della Chiesa, dopo la venuta di Cristo, già si comincia a parlare dell'ultima ora, già è un tempo di fronte al tempo precedente. Ma nell'ultima ora incalza sempre di più, come negli ultimi tempi aumentano sempre più frequenti e più dense le cose che si vedono, che accelerano verso la fine, in modo che Gesù ha detto: quando vedete queste cose, in quella generazione succederà che io ritorno. E oggi più che mai se ne vedono troppe, perciò è una condensazione per farci comprendere che ci siamo dentro. Uomini e donne che vengono usati con insidie, divisioni, distruttivi, possiamo dividerli in due gruppi. Come li dobbiamo dividere per sapere di più? Guardiamo insieme in 1 Giovanni 2,19.
sono usciti di fra noi, ma non erano dei nostri, perché se fossero stati dei nostri sarebbero rimasti con noi. Ma sono usciti affinché fossero manifestati e si vedesse che non tutti sono dei nostri. Cioè, ce n'è una parte che sono tra i religiosi e ce n'è un'altra parte che non hanno mai conosciuto il Signore. Però queste due forze, noi li dividiamo così, giusto? Ed ognuno agisce con questo spirito di anticristo che continua a muoversi in questo modo. E il Signore ci deve uomini e donne che vengono usati con insidie, divisioni e compagnia. Sono tra i religiosi, anche nel sistema religioso, c'è questa manifestazione dell'anticristo che si oppone a chi realmente vuole seguire il Signore proprio da vicino, secondo la chiamata che ha ricevuto. E per mancanza di discernimento spirituale si mettono dalla parte contraria a Cristo. È vero che sono dei religiosi, ma noti subito che più ti vuoi consacrare per seguire quello che il Signore ti fa sentire, e più ti accorgi, e anche nel bel mezzo della Chiesa dove sei, ci sono delle difficoltà. Allora si dividono in due parti: quelli intorno a te nella Chiesa, nella comunità dove tu sei, e quelli intorno a te a casa tua. Diciamo che non trovi il pari consentimento né da una parte e né dall'altra. In qualche modo ti resta solo il Signore. Questo nuovo cammino comincia a farti trovare delle difficoltà. Non appena entri, non avendo grande conoscenza, qualcosa cambia immediatamente. Ma passando un po' di tempo ti accorgi che ci sono delle cose che non funzionano come devono funzionare. E qui non è questione di dottrina, perché per arrivare alla dottrina abbiamo bisogno di anni per conoscere, per dire quello è un apostata, cioè è uno che è fuori dottrina. Prima che arriviamo a questo, caro fratello, cara sorella, devono passare degli anni. Cosa ci mantiene legati per continuare il cammino? Ci mantiene legati quel filo dello Spirito Santo che ci ha chiamati, e quello ci fa superare sia quello religioso che quello intorno a noi. Guardiamo adesso quello nelle case. Gesù ci ha detto l'uno e l'altro, la sua parola ci parla dell'uno e dell'altro. Questi sono i religiosi che per mancanza di discernimento spirituale cominciano a vedere nella tua vita cose che secondo loro non funzionano e addirittura oltrepassano i limiti. Guardiamo in Matteo capitolo 12 verso 24. 12:24. Ma i farisei, udendo ciò, dissero: costui non caccia i demoni se non per l'aiuto di Beelzebub, principe dei demoni. Cioè, i farisei, gli scribi e quelli che avevano la conoscenza delle sacre scritture, gli manca il discernimento spirituale, dicendo che Gesù fa questa opera per opera del diavolo. Beelzebub per loro era il diavolo. Il discernimento spirituale comincia a mancare ad alcuni perché sono diventati religiosi di un sistema e tu ne paghi le conseguenze. Guardiamo nel capitolo 10 verso 17, che continua questa selezione prodotta dallo Spirito Santo. 10:17. E guardatevi dagli uomini, perché vi metteranno in man dei tribunali e vi flagelleranno nelle loro sinagoghe. Cosa succede qui? Che questi religiosi arrivano al punto
che, autorizzati dall'autorità religiosa, hanno la forza di fare anche a pugni nella Chiesa. Cioè diventa un qualcosa di impossibile a viverci. Il Signore ci deve aiutare, perché questo è grave. C'è un'autorità naturale calpestando quella spirituale. Non è strano, perché Gesù l'ha già detto. Non parla solo di tribunali che gli stessi fratelli, un po' come successe nella chiesa di Corinto, andavano davanti ai tribunali e Paolo diceva: ma perché non prendete un fratello semplice e lasciate giudicare anziché andare a fare brutta figura sui tribunali? Ti sei reso conto che questo succede? Ma ancora di più, si comincia a litigare nella chiesa, che le chiese sono 50 e 50. Quando fai le votazioni cominci a vedere che il 50% vogliono un pastore, 50% vuole un altro pastore, e lì poi Dio ce ne libera quello che succede, perché quando predica il pastore a quel 50% che non li vuole, che non lo vuole, quando parla il pastore loro stanno seduti, ma dicono: ma non è meglio che predichi a te stesso piuttosto che parlare a noi? E lì la divisione succede ed è pericolosa, perché nella propria chiesa, nelle sinagoghe, andiamo a finire che Dio ci deve aiutare. Molte volte sentiamo che per fare il comitato di un santo, certe volte fanno due comitati, tre comitati. In qualsiasi denominazione sta succedendo questo, perché l'anticristo sta proprio mettendo il male da tutte le parti pur di far litigare le persone. E allora che dobbiamo fare? Attenzione, non ti preoccupare. Con Dio è un'altra cosa, non ti preoccupare. E questo è già compreso nella nostra missione, nell'opera che Dio ci ha chiamato. Guardiamo ora nella nostra casa, può succedere anche questo. Matteo 10:24. Cioè il Signore ci previene che quando queste cose arrivano noi non ci dobbiamo preoccupare. Se ti sei sorpreso che è successo qualche cosa, per seguire il Signore ti trovi in queste circostanze, il Signore ti dice: un discepolo non è da più del maestro, né un servo da più del suo Signore. In parole diverse, quando cominciamo a seguire il Signore, queste cose sono già incluse nel prezzo, lo dobbiamo sapere, Gesù ce li fa sapere, ce lo dice prima. Perciò, cara sorella, caro fratello, tutto quel che ti accade non ti devi preoccupare, tu devi fare una cosa, è un esercizio che tu devi fare, è un test. Il diavolo usa quelli che sono vicini a te, quelli che stanno in America. Non ti preoccupare, non ti fanno niente. Quelli che sono lontani del mondo o credenti, come sono, non ti toccano proprio. Quelli che sono insieme con te nella sinagoga o quelli che sono insieme con te nella casa diventano strumenti nelle mani dell'anticristo. Lo spirito dell'anticristo comincia a servirsi per farti superare il test. Signore, aiutaci. Guardiamo nel verso 25. Perciò non ti devi preoccupare, il Signore ti parla con molta chiarezza e mentre stiamo seduti, perciò ti ho detto prima, siediti tranquillo, mettiti rilassata, perché il Signore ti vuole costruire per farti sapere che devi muoverti con discernimento spirituale. E cosa dobbiamo fare noi? Basta al discepolo di essere come il suo maestro. Che faceva Gesù? Perseverava nell'attendere, nel camminare secondo le direttive che gli dava il Padre. Anche noi, il Signore ha fatto un'opera grande. Attenzione sorella, fratello, questa non è una chiamata da quattro soldi o qualche invenzione che ti sei messa. È una chiamata da Dio, perciò la comunione tua e la mia deve essere con il Signore
che attraverso lo Spirito Santo. Lo spirito dell'Anticristo si serve, ma tu hai un'altra cosa. Benedetto sia il Signore. Basti al discepolo di essere come il suo maestro e al servo di essere come il suo Signore. Se hanno chiamato Belzebù, se hanno chiamato diavolo il padrone, quando più chiameranno così quelli di casa sua? E io mi sento forte stasera. Perché? Io spero la stessa cosa. Perché Gesù ci parla, non ci gabba, nel senso che ci dice non ti preoccupare, tutto a posto. Gesù ha detto nel mondo avrete tribolazioni, ma fatevi animo perché io ho vinto il mondo e noi insieme con lui vinciamo. Perché Gesù ha detto colui che è in voi è più forte di colui che è nel mondo. Quello che è nel mondo è già sconfitto, ha già perso. Perciò cerca di voler recuperare, ma non ci riesce e noi non glielo dobbiamo permettere. Dobbiamo mantenerci stretti al Signore. E l'altro che si manifesta è in quelli che ti sono vicini. Il Signore ci salvaguarda da una parte e dall'altra, perché dobbiamo incominciare a dipendere da Lui. Lì ci manteniamo in equilibrio. Guardiamo in Matteo 10, 21. Signore, grazie, grazie, grazie. Ora il fratello darà il fratello a morte e il padre il figliuolo. E i figliuoli si leveranno contro i genitori e li faranno morire. E qui non è quelli che uccidono per i soldi. Qui parliamo del sistema spirituale, lo spirito dell'Anticristo che si serve per ostacolare quelli che hanno lo Spirito Santo. Signore, aiutaci, non ti sorprendi. Io terrei molto di più questo coso qua per farti leggere, per farti capire, perché quando tu cominci a sentire la voce del Signore che ti chiama, queste cose ti accadono, ma il Signore ti sta preparando. Guardiamo nel verso 35 del capitolo 10, in modo che diventiamo preparati, perché sono venuto a dividere il figlio da suo padre e la figlia da sua madre e la nuora dalla suocera. Non so in questo caso se tu sei il figlio, se tu sei il padre, se sei la figlia, se sei la madre, se sei la nuora, se sei la suocera, però questo accade. Il Signore in quel poco di Vangelo ha spiegato tutto quello che abbiamo bisogno per arrivare a destinazione. Ci sono tutte le indicazioni per ogni persona di buona volontà che vuole raggiungere il traguardo. Grazie Signore, lo dobbiamo ringraziare. Diciamo che tutto quello che ti accade, Gesù ha già detto tutto nella sua parola. Stasera ti sta confermando alcune cose che ti accadono. Il Signore parla in un modo molto bello e molto chiaro. Il Signore stasera ti sta confermando, portandoti la sua parola che ti arriva come un miele, perché quando parla lui non demolisce ma costruisce, non dice mamma come faccio, ti fa dire, ma dice Signore grazie perché tu stai rivelando a me, stai dando la risposta della domanda che io mi ponevo, ma come mai mi succede questo? Non ti porre più la domanda perché il Signore ti sta dando la risposta. E allora come faccio a sapere io come devo camminare? Quando il Signore comincia questa opera in te, mette lo Spirito Santo. È un'opera di natura spirituale. Non pensare che questa attrazione, perché lo Spirito Santo attira il nostro cuore verso Gesù, risucchia la nostra vita verso la sua parola nel porre attenzione, nel porre un interesse nella nostra vita
che riguarda a Gesù, il figlio di Dio, personaggio più importante dell'universo. E questo quando comincia, benedetto sia il Signore. Guardiamo in 1 Giovanni 2, 25. Grazie Signore per la tua parola, grazie, grazie, grazie. E questa è la promessa che egli ci ha fatto, cioè la vita eterna. Ciò che il Signore ci offre è qualcosa che viene profondamente iniettata nella nostra vita e ci comincia a far sentire diversi. Si attiva dentro di noi un'energia che ci fa oltrepassare la tomba. Lo Spirito Santo porta una scuola privata nella nostra vita, cioè viene a fare scuola a casa nostra, dentro al nostro cuore. Guardiamolo insieme in 1 Giovanni 2, 27. Ma quanti a voi, a quello che sta scrivendo, a quelli che stanno ascoltando, a noi, l'unzione che avete ricevuta da Lui dimora in voi, è come un microchip che dovunque vai ti fa sentire, ti fa sapere dove sei. Io qualche volta mi sono dimenticato il cellulare a qualche parte. Ho detto, ragazzi, avete trovato? Perché lo lascio quasi sempre con la vibrazione. Papà, ma suona? Dico, ma che suono che quello vibra? Non lo sento. Aspetta, aspetta, aspetta. Vanno a vedere. Tu, un segno gli dice dov'è il mio iPhone. Noi abbiamo qualcosa di speciale, sorella, fratello. Gloria al Signore. Vogliamo ringraziare Dio. Tu non ti disperdi perché Dio ha messo qualcosa di importante. San Paolo dice che ci ha dato la caparra dello Spirito. C'è una comunione, c'è un qualcosa di importante, Dio è grande. Quanti a voi l'unzione che avete ricevuta da Lui dimora in voi? Non è sotto pelle, non è come il microchip, è dentro al nostro cuore. E non avete bisogno che qualcuno vi insegni. Molti sottovalutano questo. I religiosi, per esempio, ti devono dire tutto loro, devi quasi dipendere da loro se devi invitare qualcuno a casa o no, se devi andare in questa chiesa o quella. Tutte le direttive danno loro. Noi abbiamo un altro. La chiesa del primo secolo per 60 anni non aveva né le epistole né i Vangeli ed era guidato da questo microchip speciale. Non avete bisogno che qualcuno vi insegni. Fatevi guidare dal Signore e stringiamoci a Lui. Ma siccome l'unzione sua vi insegna ogni cosa, alleluia, grazie Signore, ed è verace e non è menzogna, dimorate in Lui come essa vi ha insegnato. In parole diverse, la nostra attrazione, lo Spirito Santo ci trasporta verso il Signore. Quando noi apriamo il cuore al Signore Gesù Cristo, non apriamo il cuore ad una nuova denominazione, se c'è scritto liberi o occupati come i gabinetti. Il Signore ci deve, come i bagni, il Signore ci deve aiutare. Ma è Lui deve restare costantemente, perché se no ci perdiamo per strada. C'è troppa confusione. E ci perdiamo. Perciò il Signore, che sa il momento particolare che noi stiamo vivendo, prende la sua parola e ti vuole incoraggiare stasera. Una scuola privata fatta dentro di te. Oltre al fatto che ti manda la sua parola adesso dove sei, tranquilla, a casa, nella macchina, nel carcere, nel bagno, dove tu ti trovi, non ha importanza. Lui ti manda la parola, ma c'è un'altra parola che parla profondamente nel tuo cuore. Questa entra dagli orecchi, ma ce n'è una forte nel cuore che ti aiuta a superare qualsiasi difficoltà. Guardiamo in Matteo 10, 26. Matteo 10, 26.
che bella la parola del Signore. Grazie, Signore. Matteo, ci sei tu? Non li temete dunque, poiché non v'è niente di nascosto che non abbia ad essere scoperto, né di occulto che non abbia a venire a notizia. Non dobbiamo temere nessuno, perché quella certezza, quella fermezza che viene dal Signore, quando la confrontiamo con gli altri, ci creano confusione, ma quella resta sempre salda. Signore ti deve aiutare. Non devi temere queste cose, non devi avere paura, devi perseverare nel seguire il Signore, perché Lui ti apre tutte le porte. Dice nella parola del Signore in Proverbi, capitolo 29, verso 25, quando noi ci poggiamo sul Signore, oh grazie Signore, 29, 25. La paura degli uomini costituisce un laccio. Se tu hai paura degli uomini, se tu hai paura di quelli che ti circondano, o nel campo religioso, o nel campo familiare, o di amicizia e così via, diventa un laccio. Ma chi confida nell'Eterno è al sicuro. Il tuo cuore lo devi poggiare sul Signore. Il Signore mi ha detto questo, io devo fare quello che mi ha detto il Signore. Signore, aiutaci. Quando tu vuoi condividere con tutti quelli che ti circondano, tu perdi quello che Dio ti ha dato. Signore, ci deve aiutare. Se tu non prendi sante decisioni per camminare con il Signore e vuoi fare contento a tutti, tu hai ricevuto una chiamata dal Signore, ti devi confrontare con quello che ti dice il Signore. Perché se no ti perdi per strada. La paura degli uomini costituisce un laccio. Ti ferma perché tu vuoi fare contento a quello, a quello, a quello e alla fine non ti muovi più. Ti sei legato da solo. Ma chi confida nell'Eterno è al sicuro. L'unzione dello Spirito Santo ti ammanta. Cioè quando tu cammini con il Signore e segui ciò che ti dice, senti dentro di te una forza, un coraggio, una voglia, una crescita. Quando ti cominci a distrarre, perdi forza, perché si dividono le tue idee e non si sono accorpate. E non puoi far forza in una direzione, perché hai lasciato le tue idee che la amministrano un poco l'uno e un poco l'altro. E tu alla fine hai una convinzione tanto debole, invece no. I discepoli di altri tempi, gli apostoli, avevano ben compreso questo segreto. Quando venivano ostacolati da scribi, farisei, sacerdoti e compagnie, e anche dai propri familiari, avevano sempre una sola risposta: bisogna ubbidire a Dio e non agli uomini. E questo gli dava che cosa? Gli dava confidenza nell'Eterno, si sentivano al sicuro e proseguivano nella giusta direzione. Questi esempi di uomini che prima di noi hanno servito il Signore, questa sera il Signore li sta esponendo davanti a me e davanti a te per arrivare a destinazione. Perché se tu lasci le tue idee, un poco per ognuno che ne lasci un poco qui e un poco là. Alla fine tu resti con una convinzione tanto debole che diventa un laccio per farti proseguire. La parola del Signore ci aiuta. La paura degli uomini costituisce un laccio, ma chi confida nell'Eterno è al sicuro. Soprattutto perché? Perché il Signore nel momento che ti chiama, riempie il tuo cuore di un amore per Lui. Il suo amore che si riversa nella tua vita ti fa venire la voglia di non perderlo, perché quello è quello che ti dà la forza necessaria. Quello è
il motore alimentatore, è il motore che ti tira. E per portare via la paura, il Signore dice nella sua parola, oltre che l'unzione ti ammanta, e ti ammanta con un manto di amore. Guardiamo insieme come fa il Signore. 1 Giovanni 4, 18. Nell'amore non c'è paura. Anzi, l'amor perfetto caccia via la paura, perché la paura implica apprensione di castigo e chi ha paura non è perfetto nell'amore. Cioè, se tu hai amore per il Signore e segui il Signore, avrai amore anche per gli altri, ma gli altri avrai un amore per dirgli lasciami fare quello che mi dice il Signore e non avrai più paura. Perché senti che il Signore ti guida in un modo speciale, perché nella scuola, nell'aula privata che gli ha fatto, nella tua vita e nella mia vita, ci ha inserito una cellula, una telecamera, un microchip che ti mantiene alla sua scuola, perché quella scuola è quella che ti porta a destinazione. Abbiamo detto prima che egli porta una scuola privata nella nostra vita, attraverso come? 1 Giovanni 2,27. Abbiamo dentro di noi, quando il Signore ci chiama, un gancio che ci mantiene. Ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuta da Lui dimora in voi e non avete bisogno che qualcuno vi insegni. Cioè, non vuol dire che non dobbiamo ascoltare le persone, ma quando vogliono ostacolare il nostro rapporto con il Signore e noi cominciamo ad entrare in dubbio e non sappiamo se seguire il fratello o la sorella, il compare o la comare, il papà o la mamma, noi perdiamo forza. I credenti di altri tempi, ho detto, gli apostoli, avevano imparato che per mantenersi forte convogliavano tutta la loro attenzione in una sola direzione. Devo ubbidire a Dio e basta. Perché un giorno saremo davanti a Lui. Lui non ci chiederà che pensava il compare, la comare, la mamma, il pastore, il pastorello, il pastoricchio. Oh, no. Tu che cosa? Tu hai incontrato me. Io ti ho dato la grazia di avere un rapporto diretto attraverso l'unzione che hai ricevuta da Lui. E quello ti porta a destinazione. Come quel radar che porta quel filo davanti alla punta di un aereo, che parte da Roma e arriva a New York, seguendo quel filo, arriva a New York pur quando non la vede. Perché quel filo è collegato via etere, è collegato via internet, è collegato via onde magnetiche, è collegato in qualsiasi cosa che può essere collegato, però il pilota deve seguire quel filo perché quello lo porta nell'altro aeroporto. Per distante che sia, ci possono essere tempeste, nebbia, nuvole, cattivo tempo, temporali, quel filo lo porta all'altra parte. È come quando tu apri il navigatore sulla tua macchina che ti fa vedere la strada da Salerno a Milano, quella ti porta a Milano. Anche se non ci sei, è importante che tu ti accorgi che proseguendo hai delle indicazioni chiare. La parola del Signore ti porta a destinazione. Quanto a te, hai ricevuto l'unzione da Lui che dimora in te. E non hai bisogno che altri ti insegnino. Ascolti tutti, ma vigili sul tuo rapporto con il Signore. Ma siccome l'unzione sua ti insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna, dimora in Lui. Il segreto è di dimorare nel Signore, mettere Lui al primo posto attraverso la preghiera.
la consacrazione, la voglia di servirlo e comunione continua con Lui, e come essa vi ha insegnato. Questo dice la parola del Signore. In questo modo, in questi 7 miliardi di persone che ci sono in giro per il mondo, tu sei il singolo, sei unico, non c'è un altro come te. Il codice che il Signore ha assegnato a te, la guida che ha assegnato a te, serve per te, per portare a destinazione quello che Dio vuole che tu devi fare per fare la sua volontà. Benedetto sia il Signore. È una cosa seria camminare con il Signore. Quando cominciamo a vedere credenti che vacillano, che si muovono, stanno perdendo la bussola, stanno perdendo la guida. Riallacciamoci al Signore. Fratello, sorella, se tu ti trovi in confusione che non sai più a chi devi ascoltare, ti devi avvicinare al Signore. Signore, io voglio sapere, voglio fare la tua volontà. Tu mi devi guidare. Io continuo a restare saldo, legato a te, leggendo la tua parola, pregando e facendo quello che tu man mano mi fai sentire attraverso l'insegnamento della tua parola. Perché, Signore, io non mi voglio perdere per strada, perché il Signore ti ha dato lo Spirito Santo, lo Spirito dell'Anticristo continuerà ad usare chiunque può intorno a te, ma è già perdente, perché il tutto dipende da come noi ci posizioniamo nel mettere il Signore al primo posto nella nostra mente, nel nostro cuore, nella nostra vita. E poi Egli non solo ti anticipa ciò che accadrà perché ti parla, ma gradualmente tu hai dei riscontri. Mi piace quel grande uomo di Dio, Neemia, che dice: quando vidi che la mano del Signore era su di me, mi accorsi che dovevo essere più serio, in parole diverse. Si accorse che la mano di Dio che lo accompagnava, che lo guidava, lo faceva prendere più seriamente l'opera che gli aveva affidato per portarla a destinazione. E senza distrazioni, che ne aveva tante, egli non si lasciò prendere da nessuna, perché puntava costantemente col suo sguardo, con il suo impegno e con la passione del suo cuore di fare ciò che sentiva che Dio gli aveva ordinato di fare. Dio si vuole servire di te. Dio ti ha dato minimo un talento. Quel talento cerca di svilupparlo per servire meglio il Signore, e vedrai che il Signore lo raddoppia, lo triplica, ti benedice e senti la sua presenza, perché la sua presenza è quella che opera in un modo più potente che noi possiamo immaginare. Vogliamo insieme cantare il cantico 701 e poi preghiamo il Signore insieme, dopodiché abbiamo il culto. Questa sera vogliamo proprio pregare per una consacrazione, per una guida certa della nostra vita che il Signore ci ha dato, e noi non la vogliamo perdere per strada. Numero 701 vogliamo cantare insieme. La vita mia per te spendere vorrei. Diglielo con tutto il cuore, perché egli ha iniziato un'opera nella tua vita e non è possibile che tu ti puoi perdere per strada, perché Dio è più interessato di te e di me, di portarci insieme con Lui e di servirsi di te e di me mentre abbiamo qualche altro poco di tempo da poterlo fare. Cantiamolo insieme. Io vorrei, ma poi
Scoprimi tu con cuore.
Quando c'è l'incertezza, subentra il dubbio. Quando subentra il dubbio, si perde la pace. Ora, per addrizzare il tiro, abbiamo bisogno di una cosa, per seguire il Signore. Quando non sentiamo la certezza di fare un passo, siamo in dubbio, abbiamo l'incertezza, è meglio fermarsi, chiedere al Signore. Signore, io voglio essere da te aiutato per avere la tua pace nella mia vita. Qualsiasi incertezza nell'ambito religioso, nell'ambito personale, nell'ambito familiare, nell'ambito di amicizie o di scelte da fare, vai al Signore ed Egli ti dà la certezza, ti parla. Ti dice, fai così, non ti preoccupare. Metti il Signore al primo posto e che lo Spirito Santo abbia la guida della tua vita, senza pensare a chi si offende e chi non si offende. Cerca di non offendere il Signore che ti vuole guidare. Quella è la cosa più importante, perché oggi, domani e nell'eternità ti troverai sempre e solo il Signore. Perciò mantieni quel rapporto che è più importante, perché se Dio è con te, chi sarà contro di te? Nessuno. Quanto si eleverà pure un esercito, tu non avrai timore. Ma se perdi la comunione col Signore per fare contento ai tuoi amici religiosi, ai tuoi amici di famiglia o di compagnia o di lavoro, non perdere il Signore. Andiamo al Signore. Insieme preghiamo il Signore che questa sera possa confermare al tuo cuore ogni risposta che Egli ti ha dato. Egli ti ha dato delle risposte stasera. Ora tu ti devi misurare con le conferme che ti ha dato per fare le tue scelte secondo la guida che lo Spirito Santo ti vuole dare. Tu hai una chiamata speciale dal Signore. Non la puoi buttare in mano a chi non sa nulla di te. Non sa quante esperienze hai fatto col Signore, quante volte il Signore ti ha parlato, come ti ha costruito e come ti ha portato fin qui. Non buttare tutto il tuo patrimonio nelle mani di coloro che non sanno nulla di te. Metti il tuo patrimonio nelle mani del Signore, Lui lo arricchisce, lo riempie della sua presenza e con l'unzione del Santo, come abbiamo letto, ho detto prima, che egli ha portato a casa tua una scuola privata per farti prendere decisioni rapportate secondo quello che egli ha detto. Guardiamolo insieme dove lo dice in 1 Giovanni 2,27, lo rileggiamo. Tu hai un patrimonio presso di te che è più importante di qualsiasi scuola ad alto livello che ci può essere nell'universo. Quanto a te, l'unzione che hai ricevuta da Lui dimora in te e non hai bisogno che qualcuno ti insegni, devi ascoltare tutti, ma devi seguire quella di Dio. Ma siccome l'unzione sua ti insegna ogni cosa ed è verace e non è menzogna, dimora in Lui come Egli ci ha insegnato. Di dimorare in Lui. Vogliamo pregare il Signore insieme. Signore, veniamo a te per ringraziarti che in momento di svolte nella nostra vita tu sei sempre pronto a mandarci la tua parola per addirizzare i nostri passi nei tuoi sentieri. Ti ringraziamo, Signore, perché tu ci hai dato una panoramica di tutte le difficoltà che si possono presentare. Ma ci hai dato una direttiva di come superarle tutte insieme con te. Noi ti ringraziamo per la tua parola che ci fa da guida per proseguire nella giusta direzione. Mentre siamo nella tua presenza, Signore, ti ringraziamo per questo. Ma noi vogliamo di più, Signore. Vogliamo che tu intervieni nei nostri bisogni mentre siamo davanti a te. Tu sai, Signore, quanti bisogni vengono esposti davanti a te.
quanti, Signore, hanno dei bisogni urgenti in questo momento, Signore. Gente che è ammalata, che ha bisogno di un tocco per essere guarito, nel nome di Gesù Cristo. Secondo gli insegnamenti della Tua parola, noi dichiariamo e portiamo guarigione, sii guarito, nel nome potente di Gesù Cristo. Sii, attiva la tua fede verso di Lui, alza la tua mano verso di Lui nel dire: Signore, io sono davanti a Te ed ho bisogno che Tu mi tocchi stasera. Avvicinati a Lui come ogni persona che ti viene in mente nel Vangelo. Egli ti sa far vedere qualcuno che si è spostato e che tu ti medesimi in questo momento per andare a Lui con tutto il cuore ed ha avuto la risposta, Egli ti vuole dare la risposta. Benedetto tu sei. Signore, ti vogliamo presentare quanti hanno bisogni diversi. Quante famiglie distrutte ci sono, Signore, che hanno bisogno di essere rimesse insieme. Fa che in questo momento chiunque sta presentando il bisogno della propria famiglia ed alza la sua mano di fede verso di Te per dire: Signore, io ho bisogno che Tu entri nella mia casa, nella mia vita, nella mia famiglia, nei miei bisogni. Spirito Santo di Dio, trasferisci il potere del Cristo risorto, colui che ogni potestà gli è stata data. Signore, quanti si appellano a Te per delle difficoltà spirituali che hanno, Signore, che sono torturati da continue minacce e sopraffazioni dal nemico che li mantiene schiavi nel nome di Gesù Cristo. Tu che hai portato liberazione e sei venuto per liberare i prigionieri, Signore, in questo momento nel nome potente di Gesù Cristo, ogni mano che si eleva verso di Te, Signore, noi la presentiamo a Te perché Tu possa liberarla in questo momento. Fa che il Tuo regno venga con tutto il suo potere in questo momento e che possano cadere come pezzi di meteorite spirituali in ogni cuore che si rivolge a Te ed attivare col Tuo potere quell'energia necessaria che c'è bisogno per risolvere ogni problema che in questo momento il cuore che si apre a Te ha bisogno, perché il Tuo potere entri in azione. Ti diciamo insieme: venga il Tuo regno ora mentre siamo davanti a Te, perché il Tuo regno si stabilisca in ogni cuore che invoca il Tuo divino potere e che Tu manifesti la Tua divina presenza nel nome potente di Gesù Cristo, quel nome che Tu ci hai ordinato e che nel Suo nome Tu dai le risposte appropriate ad ogni cuore. Insieme, Signore, Ti chiediamo di guidare questo culto e che Ti possiamo lodare, benedire, innalzare e glorificare con tutto il nostro cuore. Mandaci una parola viva che possa parlare e portare conferme ai nostri cuori mentre noi ascoltiamo quello che Tu hai da dire a ciascuno di noi, Signore. Ti preghiamo che Tu guidi i cantici, le preghiere, le testimonianze e che ogni cosa sia fatta sotto l'unzione e la guida dello Spirito Tuo Santo. Dacci quella unzione sacerdotale per amministrare le cose del Tuo regno con santa riverenza e sentendoci onorati di amministrare le cose che ci hai affidato, e che la Tua parola sia ricca di un'unzione potente che dove arriva in ogni cuore, dovunque c'è un cuore aperto, possa operare, sprofondare col Tuo potere per arricchire il Tuo popolo con la divina Tua presenza. Nel nome di Gesù Cristo Te lo chiediamo. Padre Dio, nel nome di Gesù Ti chiediamo tutto questo e nel nome Suo Ti ringraziamo, perché sappiamo che Tu fai al di là di quello che noi Ti chiediamo, perché Tu sei interessato più di noi di manifestare la Tua presenza e il Tuo potere in ogni cuore che si apre a Te. Grazie, Signore, guida questo insieme, Te lo chiediamo per Gesù. Amen, amen.
Ed ora vogliamo cantare un bel cantico insieme. Numero? Numero 741. Canta insieme con noi, rilassati. Se non ce la fai a cantare con la voce, non ti preoccupare. È importante che ti metti col cuore a ricevere quello che il Signore ti vuole dare. Mentre lo lodiamo, lodalo insieme con noi ed insieme benediciamolo e aspettiamoci grandi cose, perché è Lui direttamente che viene a casa tua per parlare a te direttamente. Benedetto sei, Signore. La ragione della vita è amare te, adorarti e servirti e lodarti Dio. Esprimiamoglielo con tutto il cuore, con un desiderio forte di fare esattamente quello che diciamo al Signore. Non farti mancare il desiderio di dire: Signore, io quello che ti dico, te lo dico veramente, Signore. Credimi, te lo dico con tutto il cuore. Signore, aiutaci a farlo in verità davanti a Lui. Grazie a te, Signore. Thank you.
altro bene io non troverò che amare te. Vogliamo continuare a lodare il Signore? Canta insieme con noi, lodalo, lodalo per conto tuo insieme con noi, ma lodalo col cuore, anche se non dici molte parole, ma nutriti di parole che insieme li facciamo esplodere verso il Signore con tutto il cuore, perché io certe volte quando ascolto la televisione mi metto anche così, non è che seguo, che mi metto a gridare, però mi nutro perché ci sono dei momenti che il Signore mi parla attraverso, mi predispongo, dico Signore sì, io partecipo, io dico esattamente quello che altri sanno mettere bene in canto, che hanno una voce armoniosa, io non ce l'ho, va bene, non fa niente Signore, ma io te lo dico col cuore, so che tu sai che io non ho la voce come quelli che sanno cantare, però io te lo voglio dire col cuore, quello è importante, che partecipiamo, che non resti lì come una persona abbandonata, perché Dio non ti vuole vedere come un abbandonato, come un indifferente, ti vuole vedere attivo che lo cerchi, perché man mano che tu ti apri a Lui, Lui non manca di far sentire la sua presenza nella tua vita, in un modo speciale. Lui si sa manifestare, permettigli di operare mentre stiamo insieme e poi Lui continua ancora, non temere perché Lui non ti lascia. Sappi una cosa, che Lui è più interessato di tutti noi. Noi facciamo la nostra piccola parte, ma ti voglio dire che Dio è più interessato di quanto tu puoi immaginare, di qualsiasi persona nell'universo, che tu stia bene, che tu abbia il meglio e che tu conosca Lui, la cosa più importante che Lui desidera è che tu abbia un incontro con Lui. Non ti trascurare, fallo prima possibile. Certe volte penso, ma poi c'è tempo, qualche volta penso ai miei figli per esempio, dico vabbè, ma prima che arrivino all'età mia miglioreranno, Dio piacendo. La mia chiesa, dico, ma prima che arrivano all'età mia miglioreranno, ma poi un'altra voce mi dice, ma chi l'ha detto che ci arrivano? Se non ci arrivano poi, allora facciamolo prima possibile, perché molte volte non tutti possiamo arrivare a poter essere almeno come quel buon ladrone sulla croce, se ce ne andiamo che non abbiamo neppure il tempo di dire, ricordati di me Signore. Allora facciamolo subito, ricordati di me Signore, perché io voglio essere uno che entra nel tuo regno. Signore ci deve aiutare, non dobbiamo rimandare, dobbiamo cogliere ogni occasione, perché le occasioni poi si perdono, e come dice il Signore nella sua parola, cercatelo mentre, come dice? Mentre lo si può trovare, ma come? Dio si trova sempre. Ci sono dei momenti particolari che Egli ti parla, che Egli fa sentire, che bussa al tuo cuore. Allora lì devi dire, Signore, oh io ti voglio, Signore, sì. Perché se glielo dici artificiale non riesci, invece se glielo dici quando Lui sta bussando, allora hai un impatto profondo. Se tu lo fai quando Lui sta bussando, è come quando gli occhi di Pietro incontrarono gli occhi di Gesù. Sai cosa fecero? Chissà quante volte si erano visti, si erano guardati in faccia, ma una volta Pietro guardò a Gesù e Gesù guardò a Pietro, e quello sguardo, perché erano lì, lo portò ad andare a piangere, ma quel pianto cambiò la sua vita e diventò un grande strumento nelle mani del Signore. Un altro non fece così. Andò a cercare un albero per impiccarsi. Non ha risolto i problemi. I problemi erano uguali. Uno fu risolto, l'altro fu distrutto. Signore, aiutaci. Poteva fare pure l'altro così. Non approfittò del momento che Dio si era manifestato e si manifestava in Cristo.
cogli ogni occasione, perché non è sempre data la possibilità che noi pensiamo un'altra volta. Ogni volta è la volta buona. Cantiamo. Numero? 227. 227. Grazie a te, Signore. Sento nel cuore una dolce voce che ogni or mi chiama ai piedi tuoi, Signore. Essa mi addita il Golgota, la croce, per contemplare il suo infinito amor. Alleluia, grazie Signore. In piedi, numero 814. Benedetto tu sei, Signore. Ti vogliamo benedire, Signore. I cieli narrano la gloria del risorto Re. Chi è pari a Lui in bellezza e santità? Avviciniamoci a Lui col cuore. E lo lodiamo con tutto il nostro cuore. Alleluia. Adoro solo Lui.
Gesù l'agnello di Dio. Ridono tutti, adoro solo Lui, proclamo la gloria del risorto e crocerò e riportare l'agnello di Dio. Gli dono tutto, adoro solo Lui, uniti ci postiamo al trono dell'agnello, a Lui ci inginocchiamo. A Lui ci inginocchiamo e solo Lui adoriamo e sempre regnerà Gesù l'agnello di Dio. Gli dono tutto, adoro solo Lui, uniti ci profumiamo al trono dell'agnello, a Lui ci inginocchiamo, a Lui ci inginocchiamo e solo Lui adoriamo. Per sempre regnerà Gesù l'agnello di Dio. Gli dono tutto e adoro solo Lui, uniti ci prostriamo al trono dell'agnello, a Lui ci inginocchiamo e solo Lui adoriamo. Non perdere l'occasione di adorare il Signore, di inginocchiarti davanti a Lui, di aprire il cuore. Sì, chiudi gli occhi, non ti distrarre, non pensare alle altre cose. Chiudi gli occhi davanti al Signore e apri il cuore. Digli: Signore, io sono davanti a Te, ho bisogno di Te. Diglielo col cuore. Non ti preoccupare della televisione, questa serve soltanto per metterci insieme, per sapere che in questo tempo siamo insieme per poterlo lodare. Ma apriti tu al Signore. Non ti distrarre, cogli l'occasione mentre andiamo in preghiera nella Sua presenza, cogli l'occasione di aprirti a Lui e dire: Signore, io ho bisogno di Te stasera. Lascia tutte le altre cose, tutta la confusione, tutte le immagini, tutte le cose che ti possono ostacolare. Andiamo a Lui insieme, insieme ci prostriamo. Lo adoriamo, impariamo dai Re Magi come hanno fatto, impariamo da uomini di fede, da uomini e donne che hanno adorato Dio, adoralo mentre siamo nella Sua presenza. Alleluia, ti benediciamo Signore, alleluia, ti adoriamo Signore, sì, e mentre ti adoriamo ti esprimiamo anche i nostri bisogni. Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo veniamo a Te, alleluia. Ti vogliamo benedire, alleluia. Ti vogliamo lodare, togli ogni distrazione, non ti preoccupare di tutto il resto.
apriti a Lui, invocalo su di te, invoca il suo Santo Spirito che ti penetri, perché la sua parola dice che chiunque invoca il nome del Signore sarà salvato. Egli ti tira fuori dalla situazione che tu hai bisogno mentre siamo nella sua presenza. Egli è Dio, Egli è grande. Alleluia, ti benediciamo, Signore. Diciamo, Signore, ti lodiamo, glorifica il Signore con tutto il cuore, fatti riempire dalla presenza dello Spirito Santo, fatti riempire, mettiti sotto questa grande sorgente,
Abbeverati finché arrivi che trabocchi e l'unzione dello Spirito Santo ti riempie, si prende anche la tua voce, il tutto di te, e lo glorifichi nella lingua dello Spirito per la gloria di Gesù Cristo, e lo cominci a servire in un modo diverso, perché mentre ti muovi fra la gente il flusso della benedizione dello Spirito Santo si spande in coloro che ti circondano, perché il Signore si serve di te attraverso l'unzione che Egli ti dà. Lodalo, benedicilo, innalzalo, glorificalo. Lasciati riempire, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore, alleluia. Benedetto tu sei, Signore, alleluia. Gloria al tuo nome, Signore, ti benediciamo. Apriti nel Signore, mentre siamo così, non è un tempo da aspettare giusto per aspettare qualcuno che occupi lo spazio. Questo è un tempo che serve perché io e te possiamo aprirci personalmente davanti al Signore. Non abbiamo fretta davanti al Signore per correre subito a dire parole che non dicono niente. Abbiamo bisogno di una preparazione, che il nostro cuore si deve elevare verso Dio, alleluia, e tu ne devi approfittare mentre siamo insieme, perché non sempre Dio ti dà delle occasioni come quelle quando siamo insieme di poterlo lodare e permettere al tuo cuore di aprirsi nella sua presenza per dire: Signore, riempimi, che io trabocchi dell'unzione della tua presenza nella mia vita. Non aspettare che noi dobbiamo fare, sei tu che ti devi aprire, perché questo spazio serve per questa grande opera che gli ci ha affidato, perché tu ed io possiamo aprirci nella sua presenza per lodarlo, benedirlo, e che possa salire come un vapore la lode che esce dal tuo cuore, dal mio cuore, dai quanti cuori siamo insieme, e riempiamo il cielo della lode che sale verso il nostro grande Dio e Salvatore, Gesù Cristo, il Re dei Re e Signore dei Signori. Padre Dio, nel nome di Gesù Cristo, ungi e spandi lo Spirito tuo Santo su ogni cuore aperto nella tua presenza. Alleluia.
di pace, un ogni cuore aperto nella tua presenza, per la gloria di Gesù Cristo te lo chiediamo. Padre Dio, opera in mezzo al tuo popolo, arricchisci il tuo popolo con la tua presenza. Alleluia. Benedetto tu sei, Signore, benedetto tu sei, ti lodiamo. Ti lodiamo, ti lodiamo, ti lodiamo. Alleluia. Grazie a te, Signore, grazie a te, Signore, grazie a te, Signore. Alleluia, ti lodiamo, Signore, ti benediciamo, perché tu sei degno di lode e di onore. A te rendiamo lode, onore e gloria, Signore. Alleluia, alleluia, alleluia. Grazie a te, Signore, grazie a te, Signore. Amen, amen. Il Signore sia benedetto. Gloria al Signore, accomodatevi ed insieme possiamo ancora lodare e benedire il Signore. Non ti fermare di lodare il Signore. Questi sono momenti speciali. Ora il Signore perché ha fatto questa chiesa che non ci vediamo e ci vediamo? Proprio perché a casa tua tu puoi aprirti al Signore e sai di non essere sola, di non essere solo. Ti apri, hai uno spazio di poterlo dare il Signore in mezzo al suo popolo. Sì, come fa quando che ci fosse una chiesa di 5.000 persone. Ognuno lo fa per sé in realtà e tu anziché stare in mezzo alla confusione sei a casa tua, comodo, col pigiama, così come sei, libero sulla tua sedia, non ti trovi a disagio con nessuno, nessuno ti guarda, nessuno ti scruta, nessuno ti giudica. Ti apri davanti al Signore, apri il tuo cuore, Egli che è lì presente, vedi come tu ti apri e Lui ti tocca con il suo Santo Spirito, ti benedice a casa tua. Lo sai solo tu, noi non lo sappiamo, noi facciamo quello che ci ha detto il Signore. E Signore a te benedice, a te dà le risposte, è un rapporto tuo, poi ci vediamo nel cielo, anche se qua non ci vediamo più. Non ti preoccupare, quando arriviamo nel cielo, allora lì saremo tutti insieme e il Signore ci farà poi incontrare e dirà guarda, questa anima si è nutrita attraverso la possibilità che io ti ho dato di amministrare quello che tu, e lei ha fatto ancora di più, lui ha fatto di più. Lì abbiamo un'eternità da incontrarci. Adesso facciamo però la volontà del Signore, perché poi al trasferimento ci troviamo pronti e ci incontriamo. Benedetto sia il Signore e sarà una grande gioia. Lì poi ci diciamo tutto. Vogliamo cantare numero 834. Noi crediamo nell'aldilà, caro fratello e cara sorella, e là abbiamo un'eredità che è molto più grande di quella che abbiamo qua. Qua è tutta una cosa che oggi c'è, dove le valute salgono, scendono,
quella là, quella è quella che regge. Gesù ha detto: io vado a prepararvi un luogo e quando l'avrò preparato tornerò, vi accoglierò presso di me. E perciò ci investiamo ogni giorno, perché sappiamo che lì è un'eredità certa, sicura, non si perde niente. Insieme a te siamo invincibili, perché tu hai già sconfitto il male e noi cantiamo la tua vittoria, Cristo Re. Ma mentre cantiamo la sua vittoria, noi che seguiamo lui, gloria al Signore, cantiamo anche la nostra. Quando vince una partita l'Italia, cantano intorno al campo tutti, no? Fracasso che non finisce mai. Però per le strade d'Italia, macchine che suonano, ce ne sono tante, perché cantano pure, canta tutta l'Italia la vittoria e noi cantiamo tutti la vittoria insieme con lui. Perché? Perché cantiamo la sua vittoria, ma noi che lo seguiamo siamo inclusi e camminiamo di vittoria in vittoria, e ti dà una vittoria pure stasera mentre tu ti apri davanti a lui, perché senti che quando la canti stai vivendo un momento vittorioso, perché ti fa superare qualche cosa che ti ostacolava di vedere la vittoria. Quando tu canti la parola vittoria si attiva la fede e ti fa sentire che sei un vittorioso. Impara a sapere queste cose, perché quando lo Spirito Santo energizza una parola, la senti come tua, diventa la tua vittoria. Provaci mentre lo cantiamo. E noi cantiamo la tua vittoria, e tu quando la canti con tutto il cuore e senti che il Signore ti fa superare uno scalino che prima ti dava fastidio. Quando canti la vittoria diventa tua, perché tu la proclami in Cristo, dato che la sua presenza è dove sei tu, egli ti fa avere una nuova vittoria, come quando passarono per il Mar Rosso, arrivarono dall'altra parte e cantarono vittoria, ma la vittoria cominciò da quando misero i piedi nell'acqua, già videro che le cose erano cambiate. Benedetto sia il Signore. Andiamo. Qualcuno che ha qualcosa da parte del Signore, sentiamoci liberi. Benedetto sei, se il Signore ti ha dato qualcosa, non te la riportare a casa, perché se no non godi il culto. Dobbiamo imparare ad essere ubbidienti a quello che il Signore ci indica. Poi, perché il Signore, quando ti dà qualcosa, ti dà anche
l'unzione da poterlo fare. Se tu ti trascuri, ti sia di esempio a tutti. Se tu ti dà una cosa e non lo fai, la prossima volta non te lo dà. Perdi l'occasione. Se tu vuoi servire il Signore, devi imparare che quando ti dà pure un verso, un messaggino da mandare, te lo mette nel cuore. Per la voglia di servire il Signore, tu lo cominci a fare. Poi te ne dà un altro, poi te ne dà un altro. Poi cominci a sentire che quella a chi gliel'hai mandato ti chiama e dici: guarda, il Signore si è servito di te perché mi serviva proprio quel verso, e ti incoraggia. E così man mano vedi l'opera di Dio che si allarga. Se tu non parti mai, non arrivi mai. Non è quando partiamo, è quando arriviamo. Ma se non partiamo, non arriviamo mai. Devi imparare tutti quanti a servire il Signore passo dopo passo per quello che vi ha dato. Se no, non andate da nessuna parte, direte come i religiosi che devono sempre fare ma non fanno mai. Signore, aiutaci. Noi dobbiamo imparare a servire il Signore, non a dire, perché non è che dice Signore, Signore, o dice io faccio, io dico. Io penso sempre di pregare, il Signore mi dice quando preghi, preghi, ma quando ci pensi non è così. Quando ci pensi, Cataldo, ci puoi pensare pure 4 ore e stai con la testa sul cuscino, non serve a niente. Serve quel quarto d'ora che lo fai, quello è vero, non quello che hai pensato. Il Signore ci deve aiutare. Quando tu ti muovi, Dio si muove insieme con te. Pure con te, con te, con te. Quando tu lo fai per ubbidire al Signore, il Signore ti benedice. Forza, chi c'è? Qualcuno? Se non c'è nessuno, andiamo avanti. Chi c'è? Antoniuccio, che deve testimoniare. No, ti ho visto col microfono in mano. Va bene, perché è festa oggi, ci siamo rilassati. Andiamo alla parola del Signore. Facciamo festa spirituale, eh? Ci siamo presi le ferie pure spirituali, il Signore ci deve aiutare. Andiamo alla parola del Signore, stasera vogliamo leggere insieme poco ma saporito. Certe volte ci sono dei cibi che non bisogna troppo sminuzzarli. Se abbiamo fame, hai fame? Una volta c'era la bisnonna mia, andò mio padre a casa sua e gli disse la nonna: Pasquale, ti vuoi fare una bella mangiata? Mio padre pensava che gli voleva dare qualcosa da mangiare e disse sì. Lei rispose: per farti una bella mangiata devi avere un bel appetito, perché se non hai appetito tutto quello che ti mettono davanti. Il Signore ci deve aiutare. C'hai fame stasera della parola del Signore? Se hai fame vedrai quando il Signore sa aggiungere. Da quel poco che ascolti, se hai fame, il Signore ce ne aggiunge tanto di quello che è già dentro di te e di altre idee che ti vengono, e ti sviluppa qualcosa di speciale che poi te li fa andare a cercare nella Bibbia perché li vuoi rileggere, te li vuoi imparare, perché ti hanno parlato. La cosa importante è che tu ed io abbiamo fame della parola del Signore. Se per caso non hai fame, prima che cominciamo, dici: Signore, dammi un poco di fame. Fame vuol dire interesse nelle cose spirituali, non è che come mangiare, dammi un poco di interesse. Beati gli affamati perché essi saranno saziati. Gesù prende le cose naturali per far comprendere quelle spirituali. Dobbiamo avere interesse di conoscere i misteri del regno di Dio e il Signore ce li rivela man mano che camminiamo con Lui. Quando il Signore ci chiama, non perdiamo tempo, perché quando perdiamo tempo, perdiamo per strada i pezzi che Dio ha messo nella nostra vita. Quante cose volevi fare da piccolo? Ti faccio una domanda. L'attore, il cantante, il musicista, cantautore, tutto. Fai per guardare, quando ne hai fatto? Perché?
Altri ci sono riusciti, perché? Perché si sono impegnati. Quello che tu hai pensato è che era buono e che avevi tutti i talenti, perché tu lo sai che avevi i talenti, non ci sei riuscito, perché l'hai lasciato per strada. Altri erano inferiori a te, ci sono riusciti, perché? Perché si sono impegnati, perché si sono dedicati, perché hanno trascurato le altre cose e hanno fatto quello. E così è la volontà del Signore, così è la volontà del Signore. Non se pensiamo, se ci dedichiamo, perché nessuno ti regala niente. Se tu ci metti delle cose dentro, allora il Signore li benedice. Se tu non li metti, il Signore cosa deve benedire? Se noi diamo niente al Signore, cosa deve benedire il Signore? Niente, perché noi non gli diamo niente. Se diamo qualcosa, il ragazzo che cosa diede? Diede qualcosa, quel poco che aveva nel tascapane. Gesù lo benedisse e mangiarono 5.000 persone. Tutti gli altri cosa diedero? Niente, ma quello diede e il Signore benedisse quello che aveva dato. Leggiamo insieme Neemia capitolo 6, verso 3. Benedetto tu sei, Signore. Dobbiamo imparare ad essere pratici. La vita cristiana è una vita pratica. Noi in questi ultimi tempi ci siamo imparati a riempire la testa di conoscenza biblica. Siamo addirittura diventati obesi. Non solo obesi, ma anche pensiamo di sapere sempre più degli altri. Però gli altri lo fanno. E tutti quanti stiamo facendo come i discepoli che erano nella barca con Pietro, che criticavano Pietro che stava affondando, però loro erano restati nella barca senza fare niente. Lui almeno fece un'esperienza. E io inviai loro dei messi per dire: io sto facendo un gran lavoro e non posso scendere, perché il lavoro rimarrebbe egli sospeso mentre io lo lascerei per scendere da voi. Guardiamo nel verso 5 dello stesso capitolo e il Signore ci deve aiutare. Allora Sanballat vi mandò a dire la stessa cosa la quinta volta per mezzo del suo servo, che aveva in mano una lettera aperta. Il profeta Elia mandò 7 volte il suo servo per guardare, per fare una cosa buona. La settima volta Dio rispose. La settima volta disse: guarda che c'è una nuvola con la mano, metti i carri, metti un segno che gli serviva per dare una svolta e consigliare e dire: Signore, grazie. Questo ci provò 5 volte, ma trovò terreno duro da uno che il Signore gli aveva parlato, ma non si importava chi stava intorno, che cosa voleva fare. Aveva capito che chi gli stava intorno cercava solo di frenare. Devi sapere una cosa, che quando tu ti metti a servire il Signore, è vero che non abbiamo tanta intuizione spirituale, ma è vero che il Signore ci dà un discernimento quanto ne abbiamo bisogno necessario per svolgere il compito che gli ci dà. E quando ti accorgi che chi ti sta intorno, anziché esserti di aiuto, cerca di ostacolare quello che Dio ti ha chiamato a fare, tu devi imparare da questi uomini di Dio. Questi sono dei grandi esempi lasciati. La parola del Signore serve anche da esempio. Ci aveva provato al terzo verso, ci ha provato al quinto verso, e ripete che 5 volte è andato là. Se ti sei messo a servire il Signore senza girarci intorno, non vogliamo parlare del libro di Neemia, non vogliamo spiegare, approfondire per far vedere che sappiamo qua, sappiamo là, non sappiamo niente. Sappiamo che se il Signore ci chiama e noi ci impegniamo con tutto il cuore
e non diamo retta a chi ci circonda, che comincia a dire ma dovevi fare così, dovevi fare cosà, gira di qua, volta di là, tu là sei stato come un testardo, là è come un caparbio. Quando Dio ti chiama devi diventare proprio così, perché se no ti perdi per strada, in mezzo alla confusione di chi ti vuole far girare a destra e a sinistra. Ho detto prima che quando noi non compattiamo, non combattere con la P, compattiamo le nostre risorse mentali e li trasferiamo in una sola direzione, quella di fare la volontà del Signore, e la disseminiamo un poco per fare l'una, un poco per far contento all'altro. Noi restiamo con una volontà limitata, che non abbiamo la forza di continuare, e tutto il resto ci avvolge e noi ci perdiamo per strada, perché abbiamo disseminato le nostre risorse, le abbiamo sparse nella mente di far contenti quelli intorno a noi. Ma guardiamo quest'uomo. Sanballat continuava, ma lui era più testardo, perché sapeva che aveva chiesto qualcosa al Signore e il Signore stava rispondendo alle sue domande. Stasera io voglio parlare a te che hai pregato e che continui a pregare, che vuoi servire il Signore. Il Signore sta parlando a te che sei qua, a te che sei a casa e a me. È inutile che stiamo a pregare continuamente per servire il Signore e poi quando è il momento ci lasciamo trasportare da tutte le insidie e le cose che ci circondano. Dio ci deve aiutare. Quest'altro poco di tempo che restiamo sulla terra, dobbiamo cominciare a essere persone serie con il Signore. Signore, ti ho detto, perché in qualche caso il Signore dice al suo popolo, se tu fai questo con qualcuno che convive e cammina con te, come ti tratta? Mi ricordo cosa dice il Signore. Dice, se tu dai quello che offri a me e come ti comporti con me al tuo datore di lavoro, quanto tempo ti tiene assunto? Se tu ti comporti così con quelli che sono superiori, come ti comporti con me, quanto tempo tu avrai la sua amicizia? Il Signore ci deve aiutare. Perché? Perché il Signore nella sua parola dimostra una cosa, che dobbiamo essere persone serie, non che la nostra serietà ci salva, ma il Signore ci prova per vedere se veramente vogliamo fare la volontà del Signore. Se veramente mi vuoi servire, questo è il posto che io ti ho dato. Il Signore ci deve aiutare. 5 volte. E guardiamo nel verso 6, nella quale stava scritto un'altra tentazione. Nella lettera che gli mandava c'era scritto che cosa? Un sacco di scemenze, un'altra astuzia che usa il nemico, che ti porta gente che ti dice che tu vuoi fare quello che tu non hai mai pensato. Questo è un altro segno che ti dà il discernimento per sapere se chi ti sta vicino parla seriamente o viene dal nemico. Un segno per il discernimento. Il Signore ci deve aiutare. Qualche volta io ho delle persone, ti porto un esempio mio per spiegarmi meglio. Viene e mi dice tu vuoi fare questo, 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 questo. E so che sono tutte accuse, sai perché? Perché tutto quello che mi dice, io l'ascolto, ma non c'è una cosa di quelle che mi dice che sia mai passato neppure davanti all'anticamera della mia mente. E quando io l'ascolto, allora già so da che pulpito viene la predica. Ciò vuol dire che quello non è uno che viene da parte del Signore. Perché io ascolto con la speranza che il Signore mi mandi una parola, che può essere anche un credente. Ma quando mi dice tutto il contrario di quello che io penso, è la conferma di che cosa? Che sta dicendo quello che non deve dire. Guardiamolo insieme. Nella quale stava scritto, corre voce fra queste genti, e Gashmul afferma che tu e i giudei meditate di ribellarvi e che perciò tu ricostruisci le mura, e stando a quel che si dice, tu diventeresti loro re. Guardiamo nel verso 7.
e avresti perfino stabiliti dei profeti per far la tua proclamazione a Gerusalemme, perché erano i profeti che profetizzavano e davano l'approvazione divina quando facevano questo. Infatti, se tu sai, Samuele cosa faceva? Samuele ungeva il re, perché il profeta unge il re, che parla da parte di Dio che lo deve essere. Vedete quando se ne erano inventati, dicendo: v'è un re in Giuda. Or questi discorsi saranno riferiti al re. Vieni dunque e consultiamoci insieme. Cioè, un'altra trappola. Se tu vieni qua, perdi tempo, tu man mano che perdi il tempo, passa il tempo, alla fine noi dall'altra parte cerchiamo come distrarti e ti facciamo restare sempre con le mura mezze fatte e mezze no. Fratello, quanto tempo che hai cominciato la costruzione? Fratello, sorella, quanto tempo hai cominciato? E per dare retta a tutte, stasera il Signore ti sta facendo comprendere che tu, se continui ad ascoltare quelli che non ti sono di aiuto nel cammino spirituale che hai intrapreso, tu devi smetterla, perché il Signore ti dice stasera che devi impegnarti nelle cose che ti ha dato, nelle cose che sei certo, che sei certa, che Egli ha detto che si adempiranno nella tua vita, perché qualche profeta ti ha parlato, ma tu devi dare retta a chi ti porta le letterine. Il Signore ci deve aiutare. Quando ti arrivano notizie, confrontati con quello che dice il nemico, se è vero. Questi problemi li hanno avuti anche gli altri. Davide, quando sentiva nel cuore di affrontare quel malvagio grande uomo, incominciò a misurarsi con quella poca fede che aveva, come doveva fare. E sapete chi lo fermava? I fratelli, quando lo videro che cominciava a ragionare, non gli dissero: ah, ti diamo una mano pure noi, non ti preoccupare, il Signore ci deve aiutare. Hai capito? Non gli dissero: ma è un onore per tutta la famiglia, se tu hai quest'idea ti do una mano pure io. I fratelli furono i primi che gli dissero: noi già ti conosciamo. Cioè loro conoscevano il cuore di Davide più di quando lo conosceva Dio. Dio aveva detto che quello aveva un cuore che gli piaceva, e i fratelli dicevano che era il contrario. Fratello, stai a sentire che tu forse ti aspetti un messaggio con l'omiletica fatta in tre punti. Qua tre punti, quattro punti. Dobbiamo pensare quello che ci dice il Signore. Se il Signore ha approvato, ti approva, ti ha chiamato e ti vuole far fare la sua volontà, se ti disperdi a sentire quelli intorno a te, ti scoraggi, perdi tutto, perdi la chiamata, ti trovi davanti al Signore. Dio aveva approvato il cuore di Davide, tanto l'aveva approvato che aveva confermato, benedetto sia il Signore. Mentre tutti gli uomini pensavano, il padre, la mamma, i suoi fratelli pensavano, quando doveva andare Samuele, quando è andato Samuele a casa sua, che Davide era l'ultimo. Per Dio era il primo. Non possiamo mangiare se non lo mandate a chiamare. Non ti mettere in seconda fila se Dio ti ha chiamato, perché stasera ti sta dando una incoraggiata di quelle grosse. Un altro che noi conosciamo bene, Giuseppe. Dio aveva trovato un cuore che poteva metterci dei sogni dentro, un cuore semplice, un cuore che, nonostante veniva sgridato dal padre e dalla madre di quello che diceva, lui dopo il secondo sogno lo disse un'altra volta, perché per lui non c'era malizia in quello che diceva, per lui era un sogno che Dio lo aveva depositato nel suo cuore. E lui lo diceva non perché pensava, perché non ci pensava neppure. Lui stava raccontando un sogno reale
che Dio aveva depositato nel suo cuore. Chi ha depositato un sogno Dio nel tuo cuore? Signore, aiutaci. Dio lo aveva depositato il primo, ci depositò il secondo e lo mise lì. E lui quel sogno se lo portò, lo teneva dentro e si muoveva di conseguenza con una linearità in quella che era la chiamata che aveva ricevuto. Non sappiamo che rapporto aveva con Dio, ma sappiamo che Dio è fedele. Dio sa scegliere. Dio se li sceglie lui, sembrano nascosti. Se ti è venuto a pigliare dove sei, forse tu pensi di essere... Dio quando sceglie, lui sa scegliere, non ti preoccupare. Lascia fare a lui. Coloro che gli dovevano essere di aiuto erano quelli che lo ostacolavano. E immaginati che ancora continuava nel suo cammino a fare qualcosa di molto importante. Lui stava portando da mangiare il pane ai suoi fratelli. E sapete i fratelli quando è che lo videro che cosa disse? Ma arriva il sognatore. Adesso lo fa. Io vi ho portato il pane, vi ho portato notizie di papà, grazie a Dio vi ho trovato. E loro dissero, ecco l'occasione, eccola qua l'occasione, adesso lo facciamo fuori. Fecero un po' di battibecco e poi cercarono tutti, ma Dio lo aveva scelto. Se Dio ti ha scelto, stasera il Signore ti parla, fratelli, sorelle, tu ti perdi tu per strada se non continui a servire il Signore. Giuseppe aveva un cuore che conteneva dei sogni da parte del Signore. Per loro era il sognatore. Quando il Signore ti chiama e vuole mettere dentro di te qualcosa di speciale. Guardiamo nel verso 9 cosa aveva messo. Perché tutta quella gente ci voleva impaurire e diceva le loro mani si rilasseranno e il lavoro non si farà più. Sai che succede anche questo nell'opera del Signore se hai intrapreso qualcosa a fare? Che la gente si aspetta che tu ti fermi, ma se Dio ti ha chiamato, tu se ti fermi, sei tu che poi non sai più che risposta devi dare al Signore. Loro passeranno un poco di tempo, sbatteranno la coda come un pesce fuori dall'acqua. Quello che è importante per te, è importante che tu fai la volontà che il Signore ti ha dichiarato che tu devi fare. Ma tu, oh Dio, fortifica ora le mie mani. Lui faceva, questo uomo, guardava, ma si manteneva legato al Signore. Guardava intorno, è come quando vai sul filobus, che guardi intorno le persone, ma ti tieni con una mano legato, perché o frena, o sbanda, o fa la curva, tu non cadi, ma se lasci quella mano vai a finire sotto i piedi degli altri. E gli altri non è che ti aiutano a salire, si mettono sopra di te. Signore, aiutaci. Perché tutta quella gente ci voleva impaurire e diceva, Signore, aiutaci. Persevera, fratello. Se Dio ti ha chiamato, non c'è nessuno che ti smuove. Ci sarà un grande risveglio. Tu sarai partecipe se tu perseveri nel servire il Signore, perché tu hai un ruolo speciale nell'opera del Signore. Quando perseveriamo, abbiamo un altro senso che si risveglia dentro di noi. Verso 12. Il Signore non ti fa mancare la percezione spirituale. E io compresi che non era mandato da Dio. Come succede? Succede. O attraverso un modo, o attraverso un altro, egli ti dà il discernimento. Quando tu ricevi il discernimento, liberati prima possibile, perché se no non ti fanno portare a destinazione le cose che Dio ti chiama a fare.
ma aveva pronunziata quella profezia contro di me. Anche i profeti si vendono, perché Tobia e Sanballat l'avevano pagato. Anche quelli che non sono tutti come quel grande profeta, che non era neppure giudeo, Balaam, che veramente voleva sentire la voce di Dio, veramente voleva servire Dio. Perché al momento che si trovò, ricordi questo fatto, con quel re che lo aveva chiamato per maledire il popolo di Israele, quello va là, tranquillo, si mette sulla montagna e benedice il popolo di Dio. Oh, io t'ho pagato, t'ho fatto venire qua perché tu lo dovevi maledire e tu lo hai benedetto. E quel semplice profeta, un pagano, un gentile, perché non era del popolo di Israele, disse: io non posso fare, Signore aiuti, io non posso fare che mi dice la testa, io devo fare che mi ha detto Dio, io devo benedire. I figli di Dio benedicono, non maledicono. Quando senti le persone che maledicono, che cercano mille trappole di Dio, Dio non lo conoscono, non lo hanno mai conosciuto, perché il credente non può maledire, può solo benedire. Noi siamo un popolo che possiamo solo benedire, perché ha innestato Dio questo nella promessa di Abramo. Ha detto che noi siamo delle persone benedette e siamo di benedizione, non possiamo maledire. Quando maledicono già è un altro segno, una percezione che Dio ti dà che non può essere. Quando senti coloro che amministrano la parola del Signore, che maledicono e che parlano sempre contro di fratelli, di sorelle e così via, questo è un altro segno, è la percezione. Compresi che non era un uomo mandato da Dio, ma aveva pronunziata quella profezia contro di me perché Tobia e Sanballat l'avevano pagato. Ma quando perseveriamo, Dio interviene sempre. La percezione spirituale: se tutto dipende da come noi facciamo, da come noi ci muoviamo. Quest'uomo aveva una cosa solo in mente. Guardiamolo insieme. Capitolo 4, verso 6. Noi dunque riedificammo le mura che furono dappertutto compiute fino alla metà della loro altezza. E il popolo aveva preso a cuore il lavoro. Vedi, quelli positivi non sono solo quelli che si muovono, ma che invogliano, incoraggiano anche quelli che camminano insieme. Il Signore ci deve aiutare. Questo è un altro segno che tu vedi nell'ambiente dove tu servi il Signore. Perché Dio ha un solo metodo. Anche quando ci richiama, anche quando ci giudica, il metodo di Dio è sempre di voler recuperare. È come quando coltivi una pianta. Non la zappi mai per tagliare le radici e togliergli la terra da vicino. La zappi sempre per metterci più terra vicino, perché lo stile del buon coltivatore non può fare diversamente. Non lo fa. Non lo fa né per sé e né per gli altri. Dio non può. E coloro che servono Dio sono della stessa natura, non lo possono fare. Allora io risposi e dissi loro: Signore aiutaci. Anziché argomentare, dichiariamo che ci ha chiamato il Signore. Se tu hai una chiamata da parte del Signore, questo deve essere la tua difesa. Ti posso dire che è scritto, ma ti posso dire che Dio me l'ha messa nel cuore da quando mi ha chiamato. Per tutte le decisioni che prendo e dall'impressione che sono contrario a tutto ciò che succede, io ho la certezza quando mi muovo che Dio mi ha chiamato e tu devi seguire Dio. Dobbiamo ubbidire a Dio e non agli uomini. Allora io risposi e dissi loro: l'Iddio del cielo è quel che ci darà buon successo.
tu ti devi appoggiare e devi sapere di aver ricevuto dal Signore un dono speciale che lo devi portare a destinazione. Noi suoi servi ci leveremo e costruiremo. E quelli che stavano intorno, che aspettavano, che cosa aspettavano? Aspettavano il contrario? L'eredità resta a coloro che si muovono. L'eredità della terra promessa ne poterono beneficiare solo Giosuè e Caleb, gli altri non c'entrarono proprio. Dio l'aveva promessa a tutti, ma quelli restarono prima di arrivare. Signore, aiutaci. Noi siamo noi suoi servi, ci leveremo e costruiremo. Ma voi, a chi veniva meno? Ma voi non avete né parte né diritto né ricordanza in Gerusalemme. Cioè, se a qualche parte c'è qualche ricordo vostro, anche quello toglieremo quando rifaremo la ricostruzione. Il Signore ci deve aiutare. Ora, io te l'ho dato così questo messaggio stasera, ma io preferirei o preferisco che tu ti vai a leggere questo libro e, essendo una persona chiamata dal Signore, cerca di comprendere quanto è importante che tu ti metti all'opera e vedi una persona chiamata che, mentre gli altri dormono, lui si muove. Si muove perché ha ricevuto una chiamata e per lui la cosa più importante è portare a destinazione la chiamata che aveva ricevuto. Anche se aveva un buon posto di lavoro, per lui il lavoro più importante era diventato quello di servire il Signore, l'Iddio del cielo. Signore, aiutaci. Vogliamo pregare il Signore, vogliamo ringraziare il Signore, ci vogliamo alzare in piedi. Signore, noi ti vogliamo ringraziare per esempi di fede che abbiamo nella tua parola, che non sono molto cerimoniosi, ma sono degli uomini di uno spessore straordinario, nel quale ci fanno vedere che quando tu li hai chiamati, per loro era importante portare a destinazione quello che tu li avevi chiamati a fare. Signore, questa sera ti vogliamo presentare quante persone tu hai chiamato a svolgere un compito nell'opera tua, che lo Spirito tuo Santo possa rienergizzare l'opera tua nella propria vita per fare la nostra parte mentre ne abbiamo ancora la possibilità. Ti ringraziamo, Signore, per lo Spirito Santo, perché sa portare a destinazione quello che tu hai parlato questa sera. Ti ringraziamo per la tua parola, nel nome di Gesù Cristo. Padre Dio, per Gesù Cristo ti chiediamo ora di risvegliare anche noi che ci ha chiamati a quest'alta e superna vocazione. Noi, Signore, questo piccolo gruppo, insieme a tutti i fratelli che siamo insieme, fratello, dovunque ti trovi, prega per noi, perché dobbiamo prendere un impegno serio davanti al Signore, che ci dia quella unzione sacerdotale per amministrare le cose che ci ha affidato. E abbiamo bisogno delle tue preghiere, fratello, delle tue preghiere, sorella, perché vogliamo arrivare a destinazione e portare avanti il compito che Dio ci ha affidato. Signore, grazie per tutto quello che tu fai. Te lo chiediamo e ti ringraziamo nel nome di Gesù. Amen, amen, amen. Pace a te, Dio piacendo, ci vediamo domani mattina alle 10:30 per la solita visita pastorale. E domani sera c'è un concerto a Napoli, anziché avere la preghiera alle 7, abbiamo la diretta da Napoli per questo concerto nella chiesa di Casalnuovo, che andremo lì per registrare e mandarla in diretta. Domani sera, domani mattina ci vediamo, domani sera ci stiamo insieme con la Chiesa di Casalnuovo. Pace, Dio vi benedica.